telespettatori e benvenuti alla prima puntata di Critici in Pentola. Non so voi, ma a me i critici anagastronomici stanno tantino antipatici. Oltre a saper giudicare, sapranno anche cucinare e stare dietro i fornelli. E quello che scopriremo oggi, e proprio per la prima puntata, avremo un ospite particolare. Sarà il miglior critico anagastronomico, sarà probabilmente il più esigente. Forse anche un po' il più antipatico. Ecco a voi la clip di presentazione. Nome: Francesco Santaniello. Età: 34. Professione: famoso critico enogastronomico, esigente, perfezionista, antipatico e altezzoso. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi dai tu il grembiule? Ah, ma mi viene lei, la prego. Ah, perfetto. Quindi lo indosso. Sì. Comodo anche in questa nuova cucina. Anche se io sono un po' con questi fili lunghi, se mi aiuta lei per favore, così. Grazie mille. Non c'è di che. Allora, Critico Santaniello, ci illustri la sua ricetta. Allora, oggi prepariamo, come vedi, un riso. Un riso abbastanza semplice, un riso ai limoni e gamberi rossi. E poi in finitura mantechiamo un po' di parmigiano, sale, olio, scaloni. Parmigiano. Molto, molto, molto semplice. Tra l'altro questo è un piatto che ho assaggiato pochi giorni fa in ristorante. Devo dire che non mi ha nemmeno tanto convinto. Proprio per questo ho deciso Che lo immaginavo? Proprio per questo ho deciso di farvelo vedere, farlo vedere ai nostri amici. Procedo con la ricetta. Sì, che ingredienti? Allora, così a casa i nostri telespettatori sapranno anche. Partiamo con un brodo che già sobbolle. Un brodo che già abbiamo preparato. Brodo vegetale. Sì, un brodo vegetale. Gamberi rossi, riso, scalogno, nient'altro. Come vedete, una ricetta semplice con del parmigiano, del burro, del limone, che se lei mi aiuta me lo già può cominciare a tagliare a metà. Io procedo. Va bene. Quindi, mi dica, come è iniziato la sua carriera da critico enogastronomico? Allora, è cominciata appunto mangiando, studiando ovviamente, perfezionando il mio palato. E quindi lei ritiene di avere il palato, diciamo, migliore qui nel nostro... Guardi, così mi imbarazza un po', in effetti non sono io a ritenere che il mio palato sia il migliore, ma è la stampa che dice questo, e devo dire la verità, trovo ottimi riscontri anche con i chef che si fidano di me. Ah, quindi ci dica un po' quali sono gli chef che le ritiene Guardi, migliori. Non credo sia giusto in televisione fare nomi, ma già quelli che tanti, appunto nella nostra guida sono ai primi posti possono essere sicuramente nominati, ma diciamo così. Quindi io parto con un leggero fondo di scalogno, però non mi basta, quindi ne mettiamo uno e mezzo. E questo coltello, sai, non lo vedo proprio che taglia bene. Ok, tu intanto sei da buona assistente conduttrice, mi aiuti sbarazzando un po' il banco di lavoro, mi faresti una cortesia? Puliamo insieme dopo magari. Ok, io intanto mi sto facendo lo scalogno a pettine, poi me lo trito piano piano. Ma parliamo di una delle recenti polemiche che l'hanno riguardata. Polemiche? Sì. Sembro io un tipo da polemica. Ah no, proprio no. Penso che i telespettatori siano d'accordo con me. Me l'aspettavo questa. Parliamo di Virgilio Martinez. Ah, nota dolente questa. Come mai, nonostante nei World Food Restaurant sia al quinto posto, per lei non è ancora un'eccellenza? Guarda, io sono sincero nel dirle che io ho fatto due visite a questo... Quindi lei è stato dallo chef peruviano? Sì, ho fatto nell'ultimo anno due visite e devo dire la verità, non mi ha convinto nessuna delle due
delle due visite. E rispetto anche un po' ai suoi colleghi, ai suoi più stretti antagonisti, l'ho trovato leggermente di un gradino inferiore ai... Sa che sta alla quinta posizione. Sì, vabbè, ma non voglio fare polemiche rispetto alla Fifty Best, ma per un mio parere personale non sono d'accordo con i miei colleghi e con chi poi ha deciso. Ti ringrazio caldamente. Allora io parto con il viso, stiamo... Sì, ma quindi per spiegare che è di casa, mi spiega un po' meglio il funzionamento di questa cucina, io sono abituato ancora alla vecchia maniera con il fuoco, quindi diciamo che a sé così va benissimo, perfetto, però non vedo... Ah sì, piano sale, il brodo sono due, quello forte, abbiamo qualche... Quindi ricapitolando un attimo, mi incomincio io a fare questa operazione abbastanza delicata, che è quella della pulitura dei gamberi. Ricapitoliamo un attimo, quindi lei ha soffritto un po'... Un fondo semplicissimo con olio d'oliva e scalogno, diciamo, si dice pastorizzare tecnicamente, diciamo imbiottire la cipolla. E adesso procedo appunto con la pulitura dei gamberi. E qui lei sarà un esperto? Al mangiarli sì, comunque si procede togliendo la testa, giusto così, e li sgusciamo piano piano. Se lei vede, presenta l'intestino che noi barbaramente afferriamo e glielo togliamo. Perfetto. Può contenere sabbia, può essere amaro, quindi non dimenticare, va sempre eliminato. Quindi quando andrai a cena e troverai, mi auguro che non lo troverai, ma se lo troverai, l'intestino avrai qualcosa per cui lamentare. Quindi eccola qua, la semplice pulizia. Quindi ci racconti una delle sue peggiori e migliori esperienze in tutti questi anni di grande carriera. Diciamo che la più significativa è stata questa qua di Lima, di Virgilio Martinez, che è stato il mio, diciamo, un neo, perché ero andato lì, sai, per tante ore di volo, tante... aspettative molto alte, ma in effetti poi trovandomi... Guardi, devo dire che Virgilio è un mio caro amico e ho sempre mangiato benissimo. E allora era per questo che lei lo... No, perché... Lo ha nominato, lo ha difeso. Perché tutta la stampa lo sta attaccando. Lei ritiene possibile che un americano sia... No, non ho ancora mangiato e non avendo il suo palato sopraffino non credo di poter esprimere il giudizio. Poi tra l'altro ha rubato il posto a un... Questo sicuramente. A un italiano, per cui manteniamo un po' il nostro orgoglio nazionale e patriottismo. Allora, qui la cipolla spigola, che è appunto... Devo essere sincera, un buon odore, non me l'aspettavo. È il momento di aggiungere il riso. Come vado a occhio, io per una persona tendo a mettere due pugni di riso, quindi se siamo in due ne metterò... 4. Ma ha visto bene il suo occhio, quindi. In che senso, scusi? Che riso stiamo utilizzando? E lei mi ha dato un ottimo melenano. A quanto pare. Non mi sembra lo stesso di quello che le ho passato. Ah, mi ha ingannato. Com'è possibile che un occhio così critico abbia... Capisco, ma io non sono proprio uno chef, per cui queste sottigliezze... Non ha riconosciuto la differenza tra un carnaroli e un enano. Però se lei adesso mi segue, che questa è una fase importante da non perdere, che è la tostatura del riso. Ok, il riso, se lei sente, quando è pronto cambia rumore e diventa traslucido. Siamo pronti anche perché non voglio far bruciare la cipolla. Siamo pronti, aggiungiamo del brodo vegetale. Questo è proprio il rumore che deve fare il riso quando si aggiunge il brodo. Magari abbassiamo un po' il fuoco e copriamo bene. Questo qua
diamo una girata e lentamente il riso assorbirà tutto questo. Noi intanto lo lasciamo qua che è bello ormai da solo e ci prepariamo questo battito di gamberi, perché il piatto è composto in questo modo: fondina, riso a specchio e diciamo copertina di gamberi, che andremo a fare in questo modo. Con un nome molto tecnico, copertina di gamberi. Diciamo copertina, dai, mi piace. Allora, partiamo con un foglio di carta da forno, di carta pellicola, che tiriamo in questo modo. E ora, questo però si scalda, ma dovremmo riuscirci. Poi mettiamo un filo d'olio poco poco. Stendiamo bene con le dita così. Ci mettiamo tutti i gamberetti qua così. Ok, in questo modo. Manca qualcuno che ci andiamo a preparare. Dovrebbe anche portare l'ultimo da qua. Cosa? Non ho capito, scusi. Visto che ne ha 5 da una parte e 3 dall'altra, basterebbe spostarne uno. No, se lei vede bene la capienza del diametro del coppapasta, è abbastanza ampio, per cui avevo fatto male i conti e ne facciamo qualcun altro, tanto questi sono buoni. Sono piacevoli da mangiare. Se lei intanto mi può aiutare togliendo un po' questi scarti dal tagliere, altrimenti lo faccio io, perché non mi piace poi tanto cucinare nello sporco. Sì, allora l'aspetto per farlo insieme. Ok, allora io facendo così un paio di fogli. Questo qua che aperti lei prima. Perfetto, qua puliamo anche per facilitare le riprese. Togliamo questo gamberetto, lo mangerei quasi crudo. Facciamo in questo modo. Perfetto, puliamo, molto semplicemente. Togliamo tutti gli scarti. Poi è molto facile, queste carapaci, se uno non fa bene attenzione, ti vanno a finire nel riso. E non è mai successo di mangiare carapace, fortunatamente no, anche che abbiamo poi le gengive di Cisandria, no? Ma in effetti il riso potrebbe essere spedito, perfetto. Ci siamo. E quindi io direi di proseguire con il brodo non era salato, per cui questo è sale, sì, dopo saliamo il riso alla fine. Adesso guarda, copriamo. Sì. Così, in questo modo, tagliamo e con il, cioè più per battere un maiale bello carico, però noi piano piano battiamo. Questo è un po' difficile perché era preferibile che venissero abbattuti, così erano più, però noi ci riusciamo lo stesso. E facciamo un, come le dicevo prima, una copertina senza schiacciare troppo, senza sfibrarli totalmente. Ok, e dovrebbe avere una forma. Ci pigliamo, noi ce l'abbiamo, ci pigliamo la nostra misura. Io direi che ci siamo, vedi come sono belli i colori, il rosso, il bianco, il rosa. Le piace? Ah, moltissimo! Allora, a questo punto... La farò domani ai bambini. Questa preparazione è pronta. Noi non facciamo altro che metterla in frigorifero, in congelatore, in abbattitore, quello che loro hanno più a disposizione. Quindi questo lo spostiamo in questo momento e lo mettiamo in abbattitore. Se vuol farlo lei, che io intanto mi... è quello. Perfetto. Il riso intanto procede, ha bevuto il brodo, direi che ne diamo un altro po'. Scusi critico, visto che io sono una semplice e umile... Non semplicemente Francesco, eh? No, non si preoccupi, okay. Io utilizzo le sue regole, oggi sarò la sua critica. Arrivo. Va bene qui, visto che sono un'umile presentatrice televisiva. Sì, ma questo è spento, gli assistenti in questa parte qua, questi... Abbiamo un congelatore. Vabbè, lascialo là. Il riso, come lei vede, ha bevuto quasi tutta l'acqua. A
questo punto ma io sappiamo chi è che gli ha insegnato a cucinare? La mia nonna. Ma infatti ho notato sono due porzioni belle abbondanti, io voglio che lei è una, buona, è una buona forchetta, quindi... Che cosa vorrebbe dire? Mangia. Allora, a questo punto dovrebbe diciamo che siamo... un pochino anche lei. Siamo più o meno a 10 minuti, a 6-7 minuti. Io andrei già con qualche doccia di limone che dà appunto quell'acidità che poi ci piace. Ok, per evitare i semi io me lo filtro con le mani e diamogli la prima parte di limone. Se mi passa un canovaccio mi pulisco le mani. Andiamo a girare. Ancora del liquido e io vado ad aggiungere del brodo vegetale, ok, per portare diciamo a cottura automatica. Ha risposto il riso a posto? Sì, il riso procede bene, siamo quasi per portare a cottura il riso, manca quasi 5 minuti. La mantecatura la faremo con del parmigiano reggiano, non lo seguo l'ultima un po', burro che dovrebbe essere freddo. Infatti noto che freddo, non è... infatti questo è quasi comare, il burro in mantecatura va freddo perché non dà meglio il riso freddo e poi addizioneremo come correttore di acidità, diamo qualche goccia di limone, pepe che non vedo in gli assistenti di studio forse adesso lo porteranno e direi che è tutto pronto. I gamberi sono in abbattitore che stanno tirando quant'altro e ci siamo. E a questo punto se lei mi dà un cucchiaio io assaggio. Ma non c'è dentro di lei, guarda. Ah, mi scusi, non li avevo visti. Scusi? Prendo un giro, quindi sono un attaccato, il riso vedo perfetto. Assaggiamo come limone, come sale e eventualmente lo reggiamo. Lasciamo. Io però vuole dire anche il ruoto la saliera. Qua dice, qua mi dai, ah forse andava semplicemente a mirare. Ok. Siamo qua. Guardi, con la forza del suo pensiero ha chiamato anche il pepe. Non era salato. Il ruoto non va salato. Il ruoto non va salato, quindi procedo lo assaggio di nuovo. E eventualmente. Eventualmente corretto perché alcuni lo salano, alcuni no. In questo caso sicuramente lo chef ne sa più di me, il brodo non va salato. Il brodo non va salato. Direi che non ci siamo perché non so fare bene questo. Ci vuole provare un altro? Magari. Vabbè, ma lei? Manca il sale. Sì, vabbè. Certo, una bella tranquillità, no? Ma guardi, cucinare trasmette anche serenità, cucinare è una cosa che... Ed è infatti abbastanza sereno. Sì, che fa stare no, bene. Molto rilassato. Ah, giusto per tranquillizzarla ancora di più. Ma lei, 5 mesi fa, non ha affermato che il cracco non avrebbe mai lasciato la TV? In effetti l'ha detto, perché noi lo ricordiamo, noi i nostri telespettatori. Sono state portate dichiarazioni non belle, perché in effetti lo sapevo che Capo voleva ritornare a fare lo chef, che si sporca di mare. Guarda, non è uno chef, è uno chef. E lasciare la televisione, e secondo me ha fatto anche bene. Quindi è più arma questi passi. Eh sì, ma per forza, quando poi viene smentito così pubblicamente quali sarebbe che ammettere diciamo dei propri errori della funzione di maturità quindi che non fare. Questo non me l'aspettavo da lei. Direi che ci siamo quasi. Manca giusto un minutino, sarebbe di tutto attirato. È leggermente poco acidulo, per cui. Si metto un po' adesso un altro po' di limone un altro po' adesso
mi raccomando, non mi rovini il risotto. Ma sia, sia da un altro poco. È da poco. Ah. Quindi consigliamo di utilizzare un pazzino, visto che il filtro dello chef critico Santanello non è che abbia funzionato benissimo. Era meglio scacciarlo. Così, abbiamo un altro, questo è l'ultimo pezzolino di cuore, perché poi credo che siamo pronti. Anche perché sono bianchi che so. Ma manca guardi, lo assaggi, lo assaggi pure, prendo un piano. Sì. Sente l'acidità del limone. Ah, dimenticavo, adesso che stiamo a fine cottura, giusto due gamberi, uno e due, togliamo il budello, lo puliamo. Siamo? Questi li metterò proprio nel riso, tagliati diciamo a cubettini, non li voglio rovinare perché come dicevamo prima, questa è un'altra materia, prima è un costo aggiuntivo. Eccoli qua, ne bastano giusto due, lo rifacciamo. Ma due sanno di poco, dai, andiamo a vedere. Bello, proviamo. Diciamo che ha preso una passione per bruciare i gamberi. Ah sì, è un po' come come pulire i carciofi, quello che mi piace di più. Ecco qua, l'abbiamo pulito, vediamo bene tutte le insubitate. Bella ora.
decantato. Diciamo che questo è alla carta, non è in degustazione, quindi noi facciamo mangiare i nostri amici. Ah, prego, uno straccio. I nostri clienti. Ok, non è che vuole cambiare. A questo punto, ahimè, dobbiamo, che è l'operazione un po' più difficile, metterci la sua bella copertina di gambe. Vediamo se riesce questa copertina. Ma se tirasse, stava un altro minutino in più dell'abbattitore, riusciva sicuramente, ma dovrei essere bravo al punto da addirittura da riuscire a metterla. Ma dire che. Quindi guarda, direi che l'umiltà è. In questo modo qua. L'umiltà è una caratteristica che la rappresenta molto, è vero? Non credo. Direi che se abbiamo pochissimo olio. Pochissimo sale. Io direi anche basta. Pochissimo pepe. Curiamo un po' il bordo del piatto. Poi abbiamo qualche erbetta chiaramente, ma non la vedo, lei non me l'ha preparata, per cui guardi, io ho eseguito, non me l'ha preparata, direi che ciò che lei mi ha chiesto, direi che il piatto è finito. Allora, il riso è pronto. Sì, lo abbiamo rivestito con la sua bella copertina di gamberi, l'abbiamo assaggiato. Io direi, guardi, che io per curiosità l'assaggio, visto che non mi ispira molto, io l'assaggio la seguo, anche perché vista l'ora direi proprio che vi dirò, non è male, ma lo sai che non sarò io a giudicarla oggi? Vuol dire che è buono? No, che non è male, non è abbastanza brutto, né abbastanza buono. Io lo trovo piacevole, però non sarò io a giudicarla oggi. Oggi, cari telespettatori, visto che lei, credo a Saltadiello, ha sempre criticato molti chef per l'inversione delle parti, verrà giudicato da un vero chef, chef Nicola Miele, responsabile delle cucine del Gambero Rosso, città del gusto di Napoli. E allora, non so se lei ha seguito la ricetta, questo sì, è tanto lì. Se ha da ridire è questo il momento, chef. Io non vorrei assaggiare, okay. Posso? O va direttamente in pentola? No, no, prego, 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 adesso uomo, questo. Grazie. Io penso che la cosa da fare quando si rigusta un piatto è assaggiarlo, sì, assaggiare i vari ingredienti in modo separati, esatto, in modo molto, e poi assaggiarlo insieme, così cerchiamo anche di capire la filosofia dello chef, perfetto, no? Cosa ci vuole comunicare, ci ha messo che ci sia qualcosa da raccontare. Okay. Secondo me non c'è. È un leggermente un po' indietro. Più avanti direi. Un po' avanti, eh. Non si capisce se è avanti o dietro. Lei che dice? No, no, a me basta il passaggio. Per essere più completi così. Ci proviamo a assaggiare più le gambe. Perfetto, è buono. Oh. Considerando allora, questo fuori. Sentiamo un attimo il parere. Allora, prendi tutto, prendi il gamberetto, prendi il riso, prendi anche l'erbettina che è piacevole. Direi che ha un po' di sale grosso che dava più masticazione, a scaglie, dava una masticazione diversa. Era lo riprenda, il sale a scaglie, hai ragione. Magari c'è. Ho slegato. Cattiva stagione, un po' troppo cattiva. Anche perché lei è molto cattivo, forse lei che è Sant'Agnolo con i nostri chef. Ma no, però un piatto abbastanza. Io sono un umile. No, diciamo, stando i miei canoni, non ho riuscito il piatto. Ecco, partiamo dall'inizio. Non ho riuscito questo piatto. Un piatto sì, un po' piano. Lo sappiamo, lei saprà benissimo che mi sono servito a Londra, no? Quindi io voglio vedere questo effetto che cade insomma nel piatto. Quindi non lo posso percepire come un piatto a cappello di pelo. Io ho fatto questa scelta semplicemente perché mi serviva il disco
No, anche che è scomodo da mangiarti, perché adesso mangiando in superficie mando il gambero e poi troverei del riso senza gambero. E anche perché non riuscirei mai fino in fondo con la forchetta a poter mangiare l'intero riso. Come se andassero per la forma del cappello, no? Quindi personalmente non preferisco, insomma, il cappello di pelle per il risotto, però è chiaro che è un'eccezione personale. Il riso in me ha delle cose, insomma, da solo, se lo senti da solo, insomma, è quasi, mi rievoca, insomma, quasi un risotto al parmigiano con burro acido, no? Burro acido. Sì, l'acidità del limone. Comunque il gambero era un po' una materia prima. Complimenti alle scuole città di Lusso, il gambero è veramente buono. E, no, e il riso è un po' avanti di cottura, è chiaro che se il riso è un po' avanti di cottura, infatti l'errore grosso è quando prepari un risotto hai bisogno del tempo, il tempo te lo dà, poi lo devi misurare con un orologio, un timer, devi sempre, poi devi stare lì a controllarlo, però è giusto che ci sia un tempo. Una tempistica per il pesce. Quindi è un po' avanti di cottura, il risotto quando poi è avanti di cottura non è più la masticazione, quindi perdi un po' la percezione del gusto. E l'unica cosa che avrei aggiunto, insomma, al di là, insomma, del sapore, è quella di nota croccante, perché è importante, no? Croccante, sì. Anche a maggior ragione in questo caso che il risotto non ha grande masticazione, quella di croccante avrebbe reso il piatto ancora più. Ma tu devo dirla tutta, nella ricetta c'era pistacchio, limone candito, olio al vaniglia, quindi il piatto era molto più completo. Vorrei staccare questo momento dove uno chef ha pienamente distrutto il suo piatto con due zeppi. Chef, prima le rubo un altro secondino, un voto. C'è una domanda? Addirittura vorrebbe dare una forchetta, vorrebbe premiare questo... No, perché te la vuoi dare? No, no, la valutazione è sufficiente. Sei per il gambo, d'accordo. Ringraziamo lo chef e il nostro Pietro Santanello. E tutto lo studio. Grazie mille. Grazie, e chef. A differenza del nostro critico Santanello, che stronca con le sue recensioni ogni ristorante, noi una seconda possibilità gliela concediamo con piacere. Quindi la rispettiamo qui. Buonasera. Grazie, buona serata.